Una frana è caduta nella notte in località Rencio, nel comune di Crodo. L'allarme è scattato attorno alle 2.30. La massa di detriti e fango, staccatasi dalla montagna, ha invaso la sottostante statale 659. Per tutta la notte, ancora nella mattinata, la valle Antigorio-Formazza è rimasta isolata. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivate squadre dei vigili del fuoco, gli amministratori locali, i carabinieri. Le ruspe si sono subito messe al lavoro per liberare l'arteria dal materiale fangoso. È stato creato un varco per i soccorsi, ma il transito in via precauzionale è stato interrotto. In mattinata c'è stato il sorvolo aereo dell'area da parte del geologo per valutare la situazione del versante montano dal quale si è staccata la frana. Dopo un briefing fra il sindaco Savoia e i funzionari dell'ANAS è stata decisa una parziale riapertura della strada statale. Al momento è stato fatto un sopralluogo con il geologo e diciamo che con l'ANAS si è deciso poi di riaprire nel pomeriggio la strada a fasce orarie con guardiania, di modo che è da scongiurare ogni pericolo. Intanto le previsioni meteo parlano di un graduale miglioramento già nella giornata odierna. Per quanto attiene il livello di laghi e fiumi, il bollettino ARPA parla di soglia di attenzione per il Toce a Candoglia. Il lago maggiore è in crescita di circa 4 cm all'ora e ha superato il livello di guardia. Le precipitazioni sono previste in esaurimento nel corso del pomeriggio. Per i corsi d'acqua si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni con una progressiva generale diminuzione del Avelli. Intanto in mattinata si è diffusa la voce di una frana lungo la provinciale che porta Intragna nel Verbano. Non è così. C'è stato un sopralluogo dei tecnici della provincia con personale della ditta Siscom per lavori già preventivati di consolidamento di un muro, un problema vecchio a cui si sta ponendo rimedio.